Un voto con tratti positivi e anche con qualche caso in cui ci sono stati risultati inferiori alle nostre previsioni. In Toscana, nei comuni fino a 15.000 abitanti, rivinciamo nella stragrande maggioranza dei casi dove governavamo. Nei comuni con più di 15.000 abitanti si va dappertutto al ballottaggio. Ci sono casi in cui affrontiamo il ballottaggio con grande serenità e con un vantaggio molto forte, penso per esempio a Cascina, altri in cui siamo leggermente sotto, ma con un distacco a mio avviso annullabile. Penso per esempio a Grosseto, a Montevarchi e ad Altopascio e altri casi in cui la situazione è tale da preoccuparci un po' di più. A Sesto Fiorentino noi credevamo di fare un risultato migliore, anche se il ballottaggio era nel conto, e anche a Sansepolcro pensavamo di poter ottenere un risultato migliore. Tuttavia, credo che in questi 15 giorni dobbiamo lavorare molto fortemente, impegnarci tantissimo per spiegare agli elettori ancora meglio le nostre proposte, per ascoltarli ancora di più di quanto non abbiamo fatto negli ultimi mesi e penso che si possa ottenere un buon risultato nei ballottaggi se lavoriamo pancia a terra per far comprendere i nostri programmi e per rappresentare bene la società. State facendo un'analisi su quelle che secondo voi possono essere state le motivazioni che vi hanno penalizzato? Ma il voto nei comuni è sempre figlio di fattori locali. Certamente emerge che la divisione si paga sempre a caro prezzo, dove siamo andati meno bene e dove ci sono state all'interno del Partito Democratico spaccature. Pensa a Sesto Fiorentino, dove una parte del PD ha mandato il comune al commissariamento, ha irresponsabilmente fatto cadere un sindaco e ha diviso il partito. Penso a Montevarchi, dove l'ex sindaco non ha accettato la sconfitta delle primarie e ha formato una lista civica che ha preso il 20%. Penso a Sansepolcro, dove la lista che è arrivata prima al ballottaggio è una lista in cui ci sono non pochi elettori e persone vicine al Partito Democratico. Quindi bisogna davvero che si premi l'unità e non la divisione, e quanto più possibile le divisioni dobbiamo cercare di evitarle. Questa mi sembra la lezione che viene in generale da questa tornata di amministrative, ma non è una scoperta che facciamo oggi. Sappiamo che la popolazione che va a votare non gradisce le spaccature interne ai partiti. È diminuito anche in valore assoluto la percentuale delle persone che votano PD. Su questa cosa avete in mente di fare un ragionamento? Ma nelle amministrative non è facile fare una valutazione sul voto ai partiti perché incidono molto le liste civiche, incidono molto le liste del sindaco, è un voto ad elezione diretta e il confronto tra un'elezione e l'altra si fa sul numero di comuni persi, conquistati o mantenuti. Non mi sembra possibile, a differenza di quanto avviene con un voto politico, fare paragoni sul voto riportato dalle singole liste. Il Movimento 5 Stelle non va al ballottaggio. Pensate di fare appello agli elettori 5 Stelle per poter poi avere il loro appoggio ai ballottaggi? Noi siamo un partito che cerca di rappresentare l'insieme della società, ci riteniamo a vocazione maggioritaria, l'appello lo facciamo sempre a tutti gli elettori e anche in occasione di questi ballottaggi vogliamo spiegare le nostre idee a chi ci ha votato, perché dobbiamo quei voti riottenerli tutti, a chi ha votato nel primo turno altre liste e anche a chi nel primo turno ha deciso di non partecipare al voto ma potrebbe partecipare al ballottaggio. Da questo punto di vista ci vuole umiltà e capacità di rivolgersi a tutti, certo, anche agli elettori del Movimento 5 Stelle. Pensiamo di avere proposte che possono interessarli. Del resto credo che ci siano anche per il Movimento 5 Stelle motivi di riflessione molto seri. In Toscana, forse per colpa di come Nogarin sta governando a Livorno, il Movimento 5 Stelle non tocca palla. Nei 12 comuni in cui si è presentato non vince, non arriva vicino a vincere, non entra in nessun ballottaggio. Credo che abbiano, insomma, di che meditare, come tutti del resto.